Perché stai cercando Gesù? Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. In questa domenica accogliamo il Vangelo secondo Giovanni, capitolo 6, dal 24 al 35. In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao, alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?» Gesù rispose loro: in verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre Dio ha messo il suo sigillo». Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?» Gesù rispose loro: «Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato». Allora gli dissero: «Quale segno tu compi, perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: diede loro da mangiare un pane dal cielo». Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti, il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo». Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete mai. Amen». Carissimi amici, come abbiamo visto domenica scorsa, in questo anno B, anno del Vangelo secondo Marco, la liturgia ci presenta, nel mezzo di questo anno liturgico, durante l'estate, sei domeniche consecutive dove leggiamo il Vangelo secondo Giovanni al capitolo sesto. È un'eccezione che però accompagna questo tempo con la moltiplicazione dei pani, e oggi vediamo già ciò che Gesù dice da questo fatto, da questo evento. La gente si è saziata, ed è stata sfamata da Gesù con questa moltiplicazione. Gesù sale sulla barca, si dirige all'altra sponda del lago e la folla, vedendo dove sta andando, corre, accorre a lui, e di nuovo quando Gesù scende trova questa folla. Gesù chiede e dice: «Voi mi cercate non perché avete visto segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati». Ecco che Gesù entra in profondità in coloro che lo seguono, potremmo dire verso questi followers, perché Gesù è l'influencer nel Vangelo. Colui che quando parla attira le persone e tutti lo seguono. Gesù sta dicendo e sta chiedendo a loro: «Perché mi state cercando? Perché mi state seguendo? Perché volete stare vicino a me? Non di certo perché avete visto dei segni». E quando parla di segni, parla di una realtà cristologica, messianica. Non perché avete riconosciuto che io sono venuto da Dio, il Cristo, l'unto di Dio, ma perché vi siete saziati, avete riempito la vostra pancia e volete altro pane. Ecco che Gesù oggi ci mette di fronte ad una realtà. Perché tu, io, perché noi stiamo seguendo Gesù? Perché noi stiamo seguendo il Vangelo? Perché noi camminiamo nella fede? Come mai? Perché abbiamo qualcosa che stiamo chiedendo a Dio, cercando in Dio?
oppure perché crediamo che Gesù è il pane di vita, che Gesù è colui che discende dal cielo, perché Gesù è colui che dà la vita al mondo? Questa è la domanda. Come rispondiamo? Cosa rispondiamo? Perché cerchi Gesù? Perché segui Gesù? Gesù è il pane della vita. Gesù è quel pane che quando viene mangiato sazia. Gesù è quel pane che quando viene mangiato trasforma, ha la capacità di trasformare tutti i suoi followers in vita nuova. Persone con una vita nuova. Persone, uomini, donne, fratelli, sorelle, figli di Dio che hanno gustato il dono di Dio. Vi chiedo di pregare insieme a me oggi e di invocare lo Spirito Santo dicendogli: vieni, vieni Spirito Santo, entra nella mia vita, entra nel mio cuore, bussa alla porta di casa mia, Spirito Santo, affinché io mi svegli e prenda coscienza che devo andare da Gesù non perché voglio qualcosa di materiale, ma perché lo riconosco come il mio Signore, la mia vita, la mia forza, il mio coraggio. Vieni Spirito Santo e fa che io possa saziarmi di Gesù anche oggi e della sua parola. A te sia sempre l'onore e la gloria, Gesù, nei secoli dei secoli. Amen. Cari amici, ecco lo slogan di oggi, una domanda a cui rispondiamo con la nostra stessa vita. Perché stai cercando Gesù? Che il Signore vi benedica e vi conceda una domenica straordinaria. Grazie per avermi accolto. Ci vediamo domani. Ciao. Carissimi amici, vi invito ad entrare nella pagina di Linktree di Koinonia Biella, una pagina web dove voi trovate tanti link delle proposte che vi facciamo, alle serate bibliche online, ai corsi di evangelizzazione, agli incontri che stiamo organizzando, alla nostra newsletter settimanale e anche a tutti i nostri social. Quindi entrate in questo Linktree e accedete a tutte le nostre novità.